Notizia di pochi giorni fa che la giunta del Senato, presieduta da Maurizio Gasparri, ha deciso di non prendere provvedimenti nei confronti del senatore Adriano Cario, eletto alle elezioni politiche del 2008 nella circoscrizione America Meridionale. Da un'analisi attenta delle preferenze espresse nei suoi confronti, infatti, risulta che la grafia utilizzata sia la stessa per diverse centinaia o migliaia di voti. Un sospetto che ha fatto scattare la denuncia da parte del candidato Fabio Porta, che aspirava allo stesso seggio, e un'indagine della Procura di Roma che ha disposto una perizia calligrafica. E noi, cari amici di Patrimonio Interamo TV, andiamo a collegarci proprio con l'onorevole Fabio Porta, deputato PD. Benvenuto su Patrimonio Interamo TV, onorevole, grazie mille per il tempo che ci concede. No, grazie a voi per questa opportunità, è un piacere. Onorevole, l'episodio che ne avete protagonista parte da lontano. Ecco, iniziamo dall'antefatto. Cosa è successo esattamente? Ma l'antefatto è semplice. Durante lo scrutinio delle ultime elezioni, ovviamente parliamo del voto degli italiani all'estero, a Castelnuovo di Porto, che è questa città vicino Roma dove si svolgono gli scrutini, abbiamo verificato che in decine di sezioni elettorali, tutte dello stesso consolato, quello di Buenos Aires, c'era una concentrazione di migliaia di voti, tutti praticamente vergati dalle stesse mani, tutti per lo stesso candidato, tutti per lo stesso partito e tutti nelle stesse sezioni. Una cosa, diciamo, umanamente impossibile da spiegare se non con qualcosa che ovviamente a noi già destava preoccupazione. Abbiamo già presentato in quella sede un esposto alla Corte d'Appello e subito dopo lo scrutinio, ovviamente siamo andati anche per le vie legali presentando un esposto alla magistratura, ma anche abbiamo chiesto al Senato di rivedere quella decisione presentando un ricorso. Ecco, questo è l'antefatto. Ci sono state delle indagini, giusto? Sì, le indagini ci sono state e ci sono state a due livelli, le ha fatte il Senato, che ha istituito un comitato che ha sequestrato 8 sezioni elettorali, ne ha esaminate 3 ed è arrivato alla conclusione che la patologia, come loro stessi l'hanno definito, era evidente, cioè che quasi tutti i voti erano fatti con le stesse mani. Ma soprattutto la Procura della Repubblica ha disposto una serie di perizie, chimiche, grafologiche su 5 sezioni elettorali sempre di Buenos Aires e da queste perizie non solo è stato confermato che effettivamente quei voti erano fatti dalle stesse mani, ma che la quantità di questi voti falsi, chiamiamoli così, era pari al quasi il 100% dei voti. Quindi, diciamo, dati, evidenze, parliamo tra il Senato e la Procura di quasi 5.000 voti esaminati, quindi non di un campione piccolo, ma insomma è quasi il 50% dei voti poi di quelli che noi abbiamo chiesto di annullare. E in effetti la Giunta si era già espressa a favore della contestazione di questa elezione. Poi, come sapete, c'è stato alla fine un giravolta improvviso, un voto contrario al ricorso e favorevole al senatore Cario, anche se non è detto ancora l'ultima parola. Prima di chiederle perché secondo lei c'è stata questa, che lei ha chiamato simpaticamente giravolta, direi che firmare 5.000 schede è un bel impegno, no? Beh, sì, anche perché probabilmente, come dicono le perizie, non è una mano sola, sono alcune mani che ovviamente però sono sempre le stesse, cioè la perizia è molto seria, dice la mano numero uno ha fatto 100 voti, la mano numero due ovviamente, insomma, come lei ha detto, una persona sola, insomma, è una fatica un po' eccessiva. Però, insomma, una bella famigliuola allargata, magari in 24 ore ne fa anche 10 o 15 mila di questi voti. Onorevole, veniamo al nocciolo della questione.
E secondo lei perché è successo tutto questo? E se non sbaglio, c'è ancora un altro annetto di legislatura, giusto? Sì, più o meno. Ecco, perché quindi secondo lei è stata presa questa decisione da parte della giunta? Guarda, io ancora non me lo spiego, non me lo spiego intanto perché la giunta era orientata, come dicevo prima, aveva già votato all'unanimità per aprire questa procedura di contestazione, quindi c'era già un orientamento basato ovviamente sulle cose che la giunta aveva visto. Non so spiegarmi questo voto diverso da quello che tutti avevamo previsto, anche perché, ripeto, i brogli erano confermati dalla magistratura, insomma, mi sembrerebbe strano che un organo del Senato potesse votare a favore di una cosa del genere. Io voglio credere che alla fine ci siano stati degli errori di valutazione, non c'è stata una lettura approfondita dei documenti, forse non si è considerato seriamente quello che questa decisione avrebbe comportato sul voto all'estero e sull'opinione degli italiani nel mondo. Per tutte queste ragioni, io spero che quando ci sarà, perché ci dovrà essere un voto adesso di tutto il Senato, non soltanto della Giunta, per confermare oppure smentire questa decisione. Grazie anche all'opera di informazione che fanno organi come il vostro, i senatori metteranno, diciamo, una toppa, come si suol dire, a questo errore veramente grossolano. Noi facciamo un appello al Senato perché si prenda la decisione più giusta, anche perché, mi permetto di dire, in questo modo si va a sminuire non solo il voto all'estero, ma a colpire proprio la dignità degli italiani Ma all'estero. è proprio così, cioè il mio rammarico, la mia amarezza non è tanto sul fatto che ovviamente a me sta a cuore di recuperare il seggio che mi spettava o che spettava un partito oppure un altro. Il problema vero è che questo voto mortifica gli italiani all'estero. Perché da una parte è quasi una ammissione, una legittimazione dei brogli e quindi se io fossi un cittadino elettore comune all'estero mi direi ma chi me lo fa fare votare se poi c'è qualcuno che vota a posto mio, se poi c'è qualcuno che vota 10.000 schede e il mio voto non conta più nulla. È questo segnale che è inquietante, che è triste, che potrebbe veramente travolgere il voto all'estero. Poi il voto, come sappiamo, è il simbolo più bello, più grande del diritto degli italiani nel mondo di essere parte di una repubblica, di una democrazia. Se lo trattiamo così, come una cosa quasi che all'estero, insomma, non ha la stessa importanza. Tanto che si può anche fare un broglio e non viene punito, e non diamo un bel esempio all'Italia che ci sta vedendo fuori dall'Italia. Onorevole, in questi giorni poi c'è stato l'incontro con il senatore Cario? Guardi, io l'ho visto, ci siamo incrociati, diciamo, più che incontrati alla seduta pubblica, la seduta che c'è stata lì al Senato. Ho anche chiesto in seduta al senatore Cario che intervenisse, che spiegasse, che ci desse le sue motivazioni. Ho visto che ha farfugliato qualcosa, non è riuscito a esprimersi in maniera completa e corretta e questo mi dispiace perché poi oltre a tutto questo episodio, insomma, sarebbe stato anche giusto, bello sentire. E che cosa aveva da dire lui a sua difesa, visto che poi è il principale protagonista di questa vicenda? E onorevole, Patrimonio Italiano TV promuoverà una petizione affinché si rispetti il voto degli italiani all'estero. Lei che cosa ne pensa? Una petizione, se posso dire, in realtà già è online sul sito change.org, è una petizione sulla legalità e la dignità del voto e degli italiani nel mondo. Quindi mi associo al suo invito e anzi chiedo a tutti
di firmare perché non è una petizione di un partito, di un candidato, è proprio di tutti gli italiani che hanno a cuore il voto e la democrazia. Onorevole, prima di congedarla e ringraziarla nuovamente per la sua disponibilità, le chiediamo un saluto ai nostri telespettatori e agli italiani nel mondo. È un piacere poter salutare tutti gli ascoltatori di Patrimonio Italiani TV e tramite questa trasmissione tutti gli italiani nel mondo che ci hanno ascoltato. Grazie, un saluto a tutti.